parliamo della formula più famosa della storia della fisica, E uguale mc quadro. Per intenderci, quella scritta anche sulle magliette che tutti conoscono, ci porta a considerare massa e energia come equivalenti. Ora, nella nostra serie intitolata Relatività senza formule, dobbiamo fare un'eccezione perché qui si tratta proprio di una formula e avremo bisogno di qualche semplice passaggio per arrivare a comprenderne il significato. Partiamo dalla massa relativistica che noi assegniamo a un oggetto che ha la sua massa a riposo che chiamiamo m0. Può essere data come massa a riposo moltiplicata per gamma. Si tratta di un oggetto che rispetto al nostro punto di osservazione si muove con una certa velocità v. I fisici chiamano beta la frazione della velocità della luce, v su c. Per esempio, se l'oggetto di massa m0 a riposo si muovesse all'86,6% della velocità della luce rispetto a noi, il valore di beta sarebbe 0,866. Di conseguenza, il valore di gamma nei confronti del nostro punto di vista sarebbe equivalente a 2. Appare chiaro che la massa relativistica è sempre maggiore della massa a riposo, in questo caso è il doppio. La massa in eccesso, cioè la differenza tra m e m0, è la misura del contenuto energetico dell'oggetto, cioè la misura della energia cinetica dovuta al fatto che noi consideriamo l'oggetto in movimento rispetto al nostro punto di vista. Ora facciamo qualche semplice passaggio algebrico e mettiamo in relazione gamma e beta. Gamma è uguale a 1 fratto radice quadrata di 1 meno beta quadro. La radice quadrata può essere espressa come potenza con esponente 1/2 ed essendo al denominatore otterremo 1 meno beta quadro elevato a meno 1/2. Ora ci accorgiamo da questo grafico che la funzione gamma può essere approssimata dalla funzione più semplice 1 più 1/2 beta quadro. Questo vale per valori di beta piccoli rispetto a C, comunque minori di 0,5. Riscriviamo la relazione da cui siamo partiti, massa relativistica uguale massa a riposo per gamma, e otteniamo che la massa è m0 per 1 più 1/2 beta quadro, cioè m0 più 1/2 m0 beta quadro. Ora ci ricordiamo che beta può essere scritto come V fratto C, quindi otteniamo M uguale M0 più 1/2 M0 V quadro su C quadro. È sufficiente moltiplicare ogni componente dell'equazione per C al quadrato e si ottiene MC quadro uguale a M0 C quadro più 1/2 M0 V quadro. Il termine 1/2 m0 v quadro è semplicemente il risultato newtoniano per l'energia cinetica, che dice che noi percepiamo il corpo in movimento rispetto al nostro punto di vista. Il termine m0 c quadro riflette invece qualche proprietà intrinseca dell'oggetto perché dipende solo dalla massa a riposo. Questa quantità si chiama energia a riposo dell'oggetto. La somma dell'energia a riposo e dell'energia di moto, cioè cinetica, è l'energia totale dell'oggetto ed esprime la relazione tra massa e energia proposta da Einstein, E uguale mc quadro. Se la velocità v non è piccola rispetto a c, vi sono termini aggiuntivi nell'approssimazione che abbiamo utilizzato, tuttavia la differenza tra energia totale e energia a riposo è ancora l'energia cinetica e l'equazione di Einstein mantiene il suo significato, quello di esprimere l'equivalenza tra massa e energia, intendendo per massa la massa relativistica. Facciamo un esempio numerico. Qual è la massa relativistica di un elettrone che ha un'energia cinetica di 2 mega electron volt, cioè 2 milioni di electron volt? Ricordiamo che un electron volt può essere calcolato come
la piccola energia cinetica acquisita da un elettrone accelerato da una differenza di potenziale di un volt. È una porzione di energia che possiamo usare come unità di misura al posto del joule. Spieghiamoci meglio. Se sollevo una mela del peso di un newton, la massa di un etto, su un tavolo, cioè a un metro, compio un lavoro di un joule. Se utilizzo un motore elettrico che consuma la carica di un coulomb per fare questo lavoro, si parla di un volt, cioè l'energia associata a un coulomb. Moltiplicando la carica, un coulomb, per la differenza di potenziale un volt, si ottiene energia, un joule. Ora, l'energia di un elettrone di carica 1,6 per 10 alla meno 19 coulomb, accelerato alla differenza di potenziale di un volt, equivale a 1,6 per 10 alla meno 19 joule. Questa porzione di energia la chiamiamo un electron volt. Quindi, se si divide qualsiasi valore di energia espressa in joule per 1,6 per 10 alla meno 19, che è il valore della carica di un elettrone, si esprime il valore in electron volt. Facciamo un esempio. Se una particella ha un'energia cinetica di 1,6 per 10 alla meno 13 joule, piccolissima rispetto alle dimensioni casalinghe, la sua energia espressa in electron volt equivale a 1 milione di electron volt, un mega electron volt. Anzitutto calcoliamo quanto vale l'energia a riposo dell'elettrone, cioè la sua massa a riposo per C al quadrato. Essa vale 8,2 per 10 alla meno 14 joule. Dividiamo allora questo numero per la carica dell'elettrone, 1,6 per 10 alla meno 19, e otteniamo il valore espresso in electron volt, che è circa 0,5 mega electron volt, cioè milioni di electron volt. L'energia cinetica equivale a 4 volte questa energia a riposo, perché vale 2 mega electron volt, e sommando i due termini otteniamo l'energia totale, che vale 5 volte l'energia a riposo, cioè 5 per m0 c quadro. Quindi la massa di un elettrone che ha un'energia cinetica di 2 mega electron volt è circa 5 volte la massa dell'elettrone a riposo.